Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati nel canale, benvenuti in questo nuovo video ovviamente dedicato alla situazione degli italiani dopo questi primi 2 giorni della seconda settimana dell'anno, la settimana pre-Australian Open, quindi una settimana che va comunque presa con le molle, i ritiri sono tanti come tutte le settimane prima degli Slam. L'impegno dei giocatori top non è garantito, la testa è ovviamente già a Melbourne ed è già a quello che succederà da lunedì prossimo e già da giovedì, quando nella notte italiana verrà sorteggiato il tabellone degli Australian Open e da lì si capirà un po' di più sulla prima tappa importante del 2024, il primo Slam. Però proviamo a fare un punto della situazione, non prima di avervi invitato ad iscrivervi al canale, lasciare like al video, attivare la campanella per le notifiche, andare sul sito del Fantatennis www.fantatennis.net perché l'Australian Open è una tappa importante del Fantatennis. Promuove uno alle finals del percorso tornei. Chi fa meglio all'Australian Open è già tra i primi 8 del percorso tornei, quindi è un momento. È uno dei 4 momenti fondamentali di questo gioco e poi perché l'Australian Open consegnerà tanti punti, quindi per chi vuole fare il fantatennis non saltare gli Australian Open, o meglio fare gli Australian Open e non regalare uno slam di vantaggio agli altri è condizione sine qua non per poter ambire a vincere i premi. Per poter ambire a vincere i premi, l'altra condizione è, oltre a partecipare al gioco, iscriversi al canale. Detto questo, andiamo ad analizzare i risultati degli italiani e partiamo dalle dolenti note e poi almeno ci rifacciamo un po' la bocca. Le dolenti note arrivano quasi tutte dal femminile, Trevisan che perde in due set dalla Tomova ad Horbart, così come Horbart, una Cocciaretto che si trova 6-0-4-0, riesce incredibilmente, direi, a perdere contro la Putintseva. Una partita inspiegabile, una partita femminile, con tutto il rispetto per il circuito femminile, ma insomma una partita pazza, una partita che insomma 6-0-4-0 con due break, per quanto nel femminile i break non contino, però insomma ci sono delle situazioni in cui è difficile anche nel femminile rimontare. Tra l'altro 6-0-4-0 e poi 6-0-5-2, quindi 5-2 con ancora due break di vantaggio, quindi arrivare a 5, avere due break di vantaggio, avere match point e non riuscire a chiudere, beh, un po' di rammarico in tutto questo lo lascia. Io non ho visto la partita, per fortuna, perché altrimenti ovviamente l'avrei retta male, però insomma, peccato perché le donne. Mentre negli uomini abbiamo una situazione in cui questi 2,50, se si esclude determinati giocatori, i vari Cobolli, ma lo stesso Arnaldi, tutti i giocatori oltre la cinquantesima, tra la quarantesima e oltre la cinquantesima, sì, contano, ma però ci sarà un parco giocatori talmente ampio che i 2,50 cominciamo a portarne diversi negli Slam e diversi nei 1000, quindi i 2,50 diventano quasi una noia, no? Nelle donne bisogna ricostruire e i 2,50 sono importanti per fare classifica, cioè insomma, che alla Cocciaretto capiti un'altra occasione del genere. Tra l'altro con una giocatrice insomma, più o meno del suo stesso livello, la Cocciaretto è 45, la Putintseva è 64, quindi cioè, non è che dice 6-0-4-0 mi sono ritrovata con la numero uno del mondo, può starci la rimonta. Qua le armi erano pari e insomma il vantaggio era importante, quindi peccato, peccato, peccato. Passiamo alle note meno dolenti, se non buone, della giornata, ovvero
ovvero quello che è successo ad Adelaide. Ad Adelaide sono scesi in campo due nostri rappresentanti, hanno vinto entrambi. Ha vinto Arnaldi contro Zapata Miralles in maniera abbastanza facile, 6-4, 6-3 in due set, con zero rischi praticamente. Sì, Arnaldi è stato sotto di un break nel primo set, ma insomma, due volte di un break nel primo set, ma poi ha sempre recuperato il servizio e poi ha fatto il break nel decimo game quando il buon Zapata Miralles non avrebbe saputo recuperare. Poi il secondo set è andato avanti sulla scia dei servizi fino al 5-3 e quando Arnaldi ottiene il break a zero. E fa sua la partita. Molto più complicata e molto anche più importante la vittoria di Sonego, ma per la situazione. Sonego veniva da un United Cup nella quale aveva perso sul filo di lana contro Zverev, aveva perso abbastanza male contro Mannarino. E quindi rischiava di presentarsi, se avesse perso questa partita, agli Australian Open con tre sconfitte consecutive. Sapete quanto è umorale Sonego e quanto il timing, il momento incida anche sulle prestazioni di Lollo. Quindi bene bene, partita ovviamente. Capite da voi, 46 contro 49, partita che di più equilibrate nel circuito credo non ce ne potessero essere, e partita che insomma, dopo un primo set vinto da Sonego operando il break nell'ultimo game disponibile, il dodicesimo, quindi vincendo 5-7, tra l'altro break ottenuto da 40-15, quindi forza di volontà e voglia di non mollare di Sonego. Poi Sonego ha avuto il torto di sedersi sul primo set vinto e ha concesso troppo facilmente il secondo set. Ha concesso troppo facilmente il secondo set, che è finito 6-2, e 6-2 mai lottato, quindi set liscio a favore di Huffman. Si va al terzo e nel terzo set l'epilogo più ovvio era il tie-break, le emozioni si sono praticamente concentrate tutte lì, con onestamente con pochi servizi persi, perché insomma Sonego era andato avanti di un mini break sul 4-3, lo ha perso sul 5-3 quando è andato a servire per il 6-3, ha perso il servizio. Ha dovuto fronteggiare match point, ma con il servizio a disposizione, ha avuto match point, ma con il servizio a disposizione, ma con il scusate, ha dovuto fronteggiare match point con il servizio a disposizione, ha avuto match point con il servizio contro, fino al 9 pari, quando il mini break sul 9 pari ha portato Sonego a servire per vincere la partita sul 10-9 e ha sfruttato. E ha sfruttato l'occasione, quindi importante vittoria di Sonego. Stanotte nell'esibizione vedremo Sinner, quindi ci aspettiamo l'esordio di Sinner. Io questa esibizione mi fa una paura maledetta, perché insomma avrei preferito vedere Sinner direttamente da lunedì, senza passare da queste esibizioni che sono soltanto un rischio di potersi fare male. Sarebbe veramente tocco ferro mentre lo dico, ma ho il terrore che Sinner si possa. Cioè, è la prima volta nella mia vita che vedo un italiano essere quarto in uno slam. Attendo questo slam da finite le finals. Avevo, se voi vedete i video precedenti, io avevo fatto il conto di essere numero 4 nello slam praticamente da Bercy. E quindi di questa esibizione io ho una paura fottuta. Spero che Sinner la prenda come un'esibizione, giochi in ciabatte, con gli occhiali da sole, con la bibita e il cocktail al posto del Gatorade o della Red Bull, quello che prende. Mi auguro veramente che sia un'esibizione e Sinner la prenda
veramente come un'esibizione perché dopo Berrettini, insomma, dopo il crack di Berrettini nel miglior momento, tutto vorrei tranne vedere un infortunio a Sinner in una partita che non conta. È da novembre che è dalla fine delle finals, neanche la Davis, è dalla fine delle finals che aspetto lunedì 15 e ho il terrore di scoprire lunedì 15 che Sinner mi si è fatto male 3 giorni prima dell'inizio. Quindi speriamo passi veloce questa esibizione, non la guarderò proprio per evitare batticuori intensi, speriamo che giochi davvero in ciabatte, cioè non me ne importa assolutamente niente del risultato, conta da lunedì, qualsiasi cosa succede in questi giorni, perde 6-0, 6-0, senza muovere un dito va benissimo, ovviamente non perderà 6-0, 6-0, anche visto gli avversari, Sinner è un giocatore che prende tutte le partite con il giusto spirito e lo abbiamo visto alle finals quando battendo Rune si è praticamente limitato la possibilità di vincere il torneo pur di vincere e quindi figuriamoci se nella prima partita del 2024 non tirerà fuori tutto quello che ha, però lasciatemi un briciolo di paura, perché questo è uno sport diabolico, basta un niente. In 46 anni è la prima volta che un italiano è numero 4 nello slam, quindi io vivo con paura questa esibizione, perché un conto e tocco ferro per l'ennesima volta è farsi male durante il torneo, cosa che è sfortuna ma ci sta. Sarebbe veramente la beffa delle beffe e sarebbe da situazione del tennis italiano il fatto che Sinner si potesse fare male e i suoi precedenti, l'anno scorso no, ma insomma i suoi precedenti sul fatto che ogni tanto si possa fare male ci sono, quindi lasciatemi, lo so, è scaramanzia, tutto ciò che volete è follia, chiamatemi come volete, ma io ho il terrore di non vedere Sinner agli Australian Open, quindi vivo questa esibizione con un'angoscia terrificante, preferirei vederlo ritirato. Ecco, bene che la faccia Berrettini, perché ovviamente Berrettini ha bisogno di testare il suo fisico. Ho letto che la farà anche Berrettini. Ecco, se Sinner lasciasse il posto a Berrettini, io mi sentirei molto più tranquillo. In nottata c'è l'esordio di Musetti, se non erro, ad Auckland. Non vorrei sbagliarmi, ma Musetti esordisce contro Thompson, forse ad Adelaide, forse ad Adelaide, sì, ad Adelaide, scusate, non a Auckland. Musetti che parte sfavorito contro Thompson. La situazione di Lorenzo è evidente, sul cemento. È un giocatore che non vale i primi 40 del mondo contro uno dei giocatori più in forma del momento. Io non riesco a vedere come possa salvarsi Musetti. Anche Sonego partirà sfavorito contro Korda, ma qua è già più una partita. E poi c'è Arnaldi che affronta la testa di serie numero 2, Jarry, in una partita dove, ma sì, vogliamo dare la pressione, perché in realtà qua non c'è un favorito vero, vogliamo dare la pressione al cileno, la pressione del favorito al cileno, facciamolo perché è importante che Arnaldi giochi di testa libera. E poi, secondo me, questa è l'unica partita delle tre in cui il nostro può sopravvivere. Per il resto, difficile valutare questi tornei, ripeto, i giocatori camminano sulle uova, hanno tutti una paura fottuta di rompersi, di avere un acciacco, di avere un tendine, un muscolo che si
contrae un pochino più del normale e quindi è una settimana di tennis surreale. È una settimana di tennis surreale, una settimana di tennis che secondo me dovrebbe essere dedicata soltanto alle qualificazioni degli Australian Open, cioè questi tornei non dico che non dovrebbero esistere, ma insomma, quasi. E quindi vediamo un po' cosa succede. Ripeto, speriamo bene per l'esibizione di Sinner, perché insomma, sarebbe veramente un peccato che il nostro numero 4 avesse dei problemi in un torneo esibizione a 3 giorni io non l'avrei fatto mai. Capisco i soldi, capisco tutto ciò che vuoi, ma te sei un ragazzo che mai come questa volta, perché mai come ora, inizio stagione, i valori ancora non sono definiti, Djokovic ha dei problemi, Medvedev lo hai battuto 3 volte su tre gli ultimi tre e la scimmia che avevi sulla spalla l'hai passata a lui. Alcaraz non ti può vedere perché gli fai sono partite che, per carità, Carlos può vincere contro Sinner, ma sono partite che lo mandi ai matti. Ti vai a fare un'esibizione, tra l'altro, di un paio di partite a 3 giorni dall'Australian Open che non contano niente. Ma io avrei evitato. Capisco, ripeto, l'età è che io ho un'età e lui ne ha un'altra. Lui fa un mestiere per cui alla fine deve far tornare anche la cassa. Però lasciatemi da tifoso il fatto che queste due esibizioni prima passano e passano senza guai, e meglio è. Noi ci vediamo ovviamente domani per commentare i risultati degli italiani. Incrociamo le mani di dita e piedi, ripeto, io non vedo l'ora di essere a lunedì e avere il mio cucciolino numero 4 sano in partenza per un torneo che si può anche vincere, perché la cosa bella, e ne parleremo in uno speciale Australian Open che farò a tabellone compilato, è che mai come quest'anno c'è l'occasione di vincere uno Slam. È credo il primo anno del post Panatta che veramente lo Slam è lì da prendere come un bel frutto che pende da un albero, e insomma bisogna presentarsi a tutti e quattro gli Slam nel miglior modo possibile. Detto questo, ci vediamo domani, in bocca al lupo ai nostri tre azzurri, buon divertimento, ma senza forzare, al nostro Jannik Sinner nell'esibizione. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, lasciate like al video, attivate la campanella per le notifiche, alla prossima!